Domenica 31 luglio, presso il lungomare di Marina di Acate, si è svolto con grande successo il primo trofeo podistico Ivan Siciliano, organizzato dall'Associazione ACOS, Associazione contro le stragi del sabato sera Ivan Siciliano, di cui sentiamo il presidente nonché organizzatore, il signor Salvatore Siciliano. Primo trofeo podistico Ivan Siciliano è una manifestazione contro le stragi del sabato sera. E noi abbiamo abbinato lo sport a una manifestazione contro le stragi del sabato sera. È stata una cosa veramente immensa. Abbiamo avuto atleti di taratura nazionali e questa è una cosa veramente per me, è una soddisfazione grande, veramente grande. Lanciamo un messaggio a tutti quanti. Ragazzi, cercate di fare a meno di fare uso di sostanze stupefacenti. È brutto! Quando incominciate a fare questo uso, è la fine. Portate la distruzione alla famiglia, portate guai alla famiglia, porterete guai sempre a tutta la comunità. Io mi auguro che i miei messaggi che do continuamente vengano recepiti, ma sono recepiti perché si vede che qualcuno mi chiama e mi dice sempre: signor Siciliano, grazie a lei, io non faccio più uso di sostanze stupefacenti. Oggi è a Marina d'Acate una giornata di festa veramente grande, una manifestazione che non si pensava veramente, invece è stata riuscitissima, che più bello di così non poteva andare. Spero che possa esserci un seguito a questa manifestazione, un secondo, un terzo, quarto, quinto, sesto trofeo, però ci vogliono, come devo dire, ci vogliono le persone che ti collaborano. Qua ho trovata molta collaborazione e allora vi lancio sempre un ultimo messaggio a tutti quanti. Che dice il mio messaggio, il mio manifesto? Dalla morte di mio figlio deve rinascere la vita. È una cosa questa importante. Signori, fate in modo che i vostri figli non fanno uso di queste sostanze. Non lo devono fare mai perché quando iniziano è la fine e quando è la fine poi non c'è più rimedio. Quando si va in macchina, signori, fatevi un esame di coscienza, mettetevi la mano al petto e dite: posso viaggiare o non posso viaggiare? Se puoi viaggiare, mettiti alla guida e viaggia, ma se non puoi viaggiare, non lo fare, perché la tua macchina potrebbe essere una potenziale assassina. La macchina non capisce niente, la porti tu con i tuoi piedi e allora se tu sbagli la macchina sbaglia e quando c'è un botto è la fine. Perciò quando vai in macchina vai sempre con questo pensiero, a casa qualcuno ti aspetta. Io ringrazio moltissimo i carabinieri, ringrazio per la loro presenza, i vigili urbani per la loro presenza, ringrazio anche i miei collaboratori, ma devo ringraziare principalmente due vigili importantissimi. L'ispettore Demetrio, che senza lui la gara non si poteva fare, e anche l'ingegnere Perrotta, perché senza di loro non si poteva fare questa cosa. Il sindaco di Acate, ringrazio il comandante dei vigili, ringrazio a tutti per la bellissima riuscita di questa manifestazione. Sentiamo il sindaco di Marina di Acate. Penso che questo sia un momento molto importante. Io ringrazio il signor Siciliano, perché noi che siamo protesi verso la valorizzazione di Marina di Acate, una delle spiagge della località secondo me più belle della Sicilia, donataci da Dio. Ma questo, diciamo, è un momento ancora più importante che va al di là dell'aspetto turistico o economico, perché si caratterizza per una forte valenza pedagogica. Cioè, dai momenti tristi, dolorosi che spesso ci ritroviamo nella vita, riusciamo a fare esaltare i valori della vita, esaltare i valori dei giovani, indurli a riflettere quanto sia importante per sé, per i genitori e per gli altri, badare a se stessi, evitare gli alcol, evitare l'eccesso nella guida, essere molto più attenti per sé e per gli altri. Questo è un messaggio pedagogico di grande importanza al quale noi crediamo, infatti diamo la massima collaborazione e lo facciamo con profondo convincimento e mi auguro che possa essere veramente utile. Poi la bellezza di avere questi grandi atleti che all'insegna della spontaneità, del volontariato, partecipano per contribuire a rendere forte l'eco di questo messaggio pedagogico. Sentiamo il vincitore assoluto, l'atleta di Mazzarino Davide Ragusa. Innanzitutto vorrei dire che è stata una bella gara, organizzata molto bene. Sono contento di aver vinto qui. E faccio l'atletica da 15 anni circa. Sono stato 3 volte in nazionale e ho vinto un titolo italiano di mezza maratona, vice campione italiano nei 5.000. Dico di non bere, non usare sostanze stupefacenti. Lo sport aiuta molto, e credo
quindi invito a fare sport che allontana da questi vizi. Sentiamo Nicolò Lobianco, cintura nera, primo dan di karate di Caltagirone, premiato per meriti sportivi. Dall'età di 4 anni è cintura nera, primo dan, e sin da piccolo ha dimostrato di essere un grande talento, di avere una grande passione, e questo gli ha permesso di conquistare varie volte il titolo di campione regionale, e è stato anche nazionale per 5 volte, correggo, giusto, corretto, bravo Nicolò. Mi pare che hai gareggiato anche a livello mondiale per 4 volte, bravissimo. Io ringrazio soprattutto l'associazione ACOS, organizzata dal signor Salvatore Siciliano. Inoltre ringrazio anche il mio maestro Ignazio Condorelli, perché è stato lui il motivo per il quale io sono riuscito ad arrivare a certi livelli. Inoltre consiglio a tutti di fare sport, perché grazie a questo si possa tenere la mente impegnata e quindi non pensare ad altro, quindi non perdere il proprio tempo, ad esempio bevendo, fumando, evitando così spiacevoli situazioni. Inoltre consiglio a tutti che lo sport deve essere fatto, i principi fondamentali per farlo correttamente penso che siano la determinazione e la costanza. Grazie a questi due principi si possa arrivare ad alti livelli.